Buonasera, benvenuti a questo quarto appuntamento sulla modellazione 3D. Dopo i webinar delle scorse settimane, oggi ci concentreremo su questo programma che abbiamo già intravisto la volta scorsa, che è Autodesk Fusion 360. Fusion 360 è un programma di modellazione un po' più complesso rispetto a Tinkercad, che è stato, diciamo, il primo approccio alla modellazione 3D, ma è un software che ci permette di disegnare e di modellare in tantissimi modi diversi. Quindi Tinkercad funzionava quasi esclusivamente tramite l'utilizzo di primitive. Oggi invece vi farò vedere almeno due o tre modi alternativi per costruire delle forme. Questo non vuol dire che sarà tutto più semplice, anzi, alcune. Prima grande differenza con Tinkercad è che posso utilizzare delle immagini bidimensionali come base del mio disegno. Bene, quindi questa sarà la prima cosa che vi farò vedere perché mi servirà per introdurre un nuovo tipo di modellazione, che è la modellazione bidimensionale. Quindi in questo momento cercherò di fare tutte le operazioni nella maniera più chiara, più lenta possibile, in modo che possiate vedere bene, perché in questo momento, come vedete, i menu rispetto all'altro software si sono moltiplicati notevolmente. Bene, per cui cercherò di farvi vedere le cose anche un paio di volte se è necessario, in modo che sia tutto estremamente chiaro. Allora, cosa andiamo a disegnare? Primo tipo di oggetti che andiamo a disegnare sono oggetti. Taglia. Sono i cosiddetti solidi di rotazione. Quindi, per fare questo tipo di figure, per capirci molto semplicemente, andremo a disegnare una torre. Okay? Immaginatevi la classica torre degli scacchi che poi ho preso a esempio. Per far questo, disegneremo prima una sezione bidimensionale della torre. Dopodiché andremo a fare una rivoluzione di 360 gradi della mia immagine bidimensionale per ottenere il 3D. Quindi, prima operazione da fare: scegliere una buona immagine bidimensionale che funzioni da base, quindi che mi serva per disegnare il profilo. Una volta scelta, ora vi faccio vedere quella che ho scelto io, andiamo a inserirla. Quindi interessa in questo momento il menu Insert. Questo qua, vedete, c'è l'immagine proprio della foto. Quindi, se cliccate sulla fotografia, quindi su questa icona, vi apre direttamente il menu per inserire un'immagine. Ora io inserisco l'immagine dal mio computer. Eccola qua, torre. Cosa mi chiede? Vedete, non la inserisce automaticamente. Stiamo disegnando, siamo in un ambiente tridimensionale, quindi mi chiede su quale piano io voglio inserire la mia immagine. In questo momento ci cambia poco inserirla su un piano o su un altro. Per semplicità la inseriamo sul piano verticale. La inserisco, qui mi darà una serie di indicazioni sulle dimensioni, sulla rotazione. In questo momento, diciamo che se scaricate un'immagine da internet va bene, poi nel caso ci preoccupiamo di modificarla. Quindi, dando ok, eccola qua, è stata inserita la mia immagine. Utilizziamo il cubo di navigazione per metterci ortogonali. Ok, e con la rotellina del mouse andiamo a zoomare leggermente. Eccolo qua. Prima cosa importantissima Ok, scusate, ecco, almeno è un po' più grande. Prima cosa importantissima sulla scelta dell'immagine. L'immagine che andrete a scegliere deve essere perfettamente ortogonale, quindi molto meglio se non c'è la distorsione dovuta alla terza dimensione. Ok, voi dovete avere la sezione dell'immagine che volete andare a rifare.
In questo caso, come vedete, io non ho scelto una fotografia, ma ho scelto praticamente un'immagine vettoriale dove c'è solamente il bordo. Io utilizzerò questo bordo per andare a disegnare il mio profilo. Bene, iniziamo. Per disegnare dovrò cambiare menu. Eccolo qua. L'icona che mi interessa è la prima che trovate. Crea uno sketch. Ci clicco sopra. Ok, vado a scegliere naturalmente lo stesso piano su cui ho inserito la mia torre. Bene, dopodiché, come vedete, il menu in alto è cambiato radicalmente. Mi sono apparse tutta una serie di nuove icone che mi permettono di fare lavorazioni diverse. Allora, partiamo dalle prime. Quindi, quelle che interessano a me sono le forme geometriche. In questo caso, in particolare non mi interessano neanche le forme geometriche, mi interessa la possibilità di costruire delle linee. Bene, quindi vado a selezionare la prima icona, linee. Eccola qua. Come vedete, sul mio puntatore è apparsa una croce che quando la vado a posizionare sui vari... Zoom un po' per cercare di farvelo vedere meglio. Quando la vado a posizionare su i punti di incrocio, quindi i centimetri per capirci, vedete, compare anche il rettangolo. Questo è importante perché mi servirà per prendermi delle coordinate, dei punti fissi da cui partire. Per esempio, partiamo dal centro della mia torre, ok? Che vedete bene, perché è evidenziato da questo cerchio bianco e nero. Quindi parto, la prima linea che tiro è una linea che arriva alla base della mia torre. Bene? Quindi lascio un attimino il mouse e vi faccio vedere che qui ho due dati in automatico, senza bisogno di andare a chiederli al programma. Uno, le dimensioni. Sto facendo una linea di 9 mm. L'altro, l'angolo. In questo momento la mia retta è una retta a 90 gradi. Bene, quindi una volta che ho deciso che il mio primo punto va bene qui, basta che clicco. Ok, eccolo qua. È comparsa la mia prima retta. Il mio primo segmento, meglio. A questo punto, come vedete, se io muovo il mouse, sono già pronto per andare a posizionare il secondo. E il secondo adesso lo vado a posizionare semplicemente seguendo il profilo nero della torre che ho scelto. Posso zoomare per andare a seguire meglio questo profilo. Diciamo che come indicazione io cercherò di rimanere sempre all'interno del profilo nero. Poi è chiaro, qui molto dipende un po' dalla mano e dalla velocità con cui si lavora perché la torre venga più o meno precisa rispetto al disegno che ho scelto. Quindi, semplicissimo, un clic alla volta andiamo a costruire il profilo di massima del mio oggetto. Quindi sui lati corti, vedete, è molto molto semplice. Quando ho i lati curvi, per adesso non mi preoccupo delle curve, quindi non dovete andare a inserire 5, 6, 7, 10 punti per cercare di seguire il movimento. Fatelo in maniera netta, quindi una curva spezzatela semplicemente in due parti, ok? Quindi uno più o meno alla metà e uno nella parte finale. Eccolo qua. Dopodiché mi sposto e vado a fare la stessa cosa. Uno alla metà, uno nella parte finale. I lati che non hanno curve naturalmente non vi richiedono questa precisione. Su qualcosa possiamo anche un minimo, diciamo, abbozzare, quindi semplificare. Ultima avvertenza: quando arrivate nella parte alta, nella parte merlata della torre, per il momento fate finta che non ci siano i merli. I merli li
inseriremo successivamente, ok? L'unica cosa che possiamo fare è seguire il primo, in modo che la merlatura venga esterna e la parte interna della torre rimanga un po' più bassa. Quindi, come vedete, io vado a segnare solamente il primo, dopodiché mi ricollego al punto centrale che ho usato prima e vado a chiudere il mio profilo. Eccolo qua, ho chiuso il mio profilo. Bene, una volta chiuso il profilo, clicco sul tasto Esc oppure Finisci Sketch. Se passo sopra con il mouse, eccolo qua, vedete che viene evidenziato il profilo che ho appena disegnato. Bene, è abbastanza chiaro. Sullo sfondo avete la torre, passandoci sopra con il mouse, vedete che il profilo si evidenzia. A questo punto posso andare a rimuovere, in realtà rimuovere, oscurare meglio l'immagine di fondo. Quindi su questo menu che avete qui sulla sinistra, vedete, avete la voce Canvases, quindi con l'occhio. Se io vado a cliccare sull'occhio, sparisce l'immagine di fondo. Ve lo faccio rivedere. Cliccando occhio selezionato, l'immagine la vedo. Occhio non selezionato, l'immagine non c'è. Su Tinkercad avevate esattamente la stessa funzione, solamente sui solidi, utilizzando la lampadina, vi ricordo. Bene, quindi adesso noi lavoreremo sul profilo che abbiamo appena disegnato. Il profilo che abbiamo appena disegnato è un po' spigoloso, come vedete. Io vi ho detto di tralasciare per il momento tutte quelle che sono le curvature. Bene, adesso è il momento invece di andare a utilizzarle. Quindi, allora, riapriamo lo sketch, eccolo qua. Andiamo a usare un nuovo comando, che è il comando fillet. Eccolo qua, questo qua, questo comando qui che vedete sotto, qui sotto, ok, vedete, serve appunto a smussare gli angoli. Quindi cliccando e andando, partendo dal basso, io posso andare a scegliere un valore di curvatura. Zoomiamo un po' in modo che si veda bene. Eccolo qua, vedete, il mio angolo è già stato leggermente curvato di 0,30. Posso andare a con la freccia, semplicemente trascinando la freccia, a decidere da 0, quindi l'angolo esattamente come l'ho disegnato. Via via mettiamolo, diciamo, intorno a 0,50. Questo lo potete fare o con la freccia o scrivendo direttamente nell'iconcina, ok, nel qui 0,50. Una volta che sono soddisfatto, premo invio. Quindi il raggio di curvatura del mio angolo ora è diventato 0,50. Benissimo, andiamo a fare più o meno la stessa cosa con tutti gli angoli che mi interessano, in modo da cercare di avvicinarmi abbastanza alla figura di partenza. Se proprio voglio essere preciso, eccolo qua, la rimetto sotto la figura di partenza e cerco più o meno di avvicinarmi. Non sarà uguale uguale, però vediamo un po' quello che si riesce a fare. Qui abbiamo curvato un po' troppo. Ok, perfetto. E quindi in questo modo, un angolo per volta, vado ad aggiustarlo. In questo caso qui non lo aggiusto perché mi va bene che faccia questa curvatura. Vado ad aggiustare questo. Ok, quindi un po' di più, e quello in cima è a posto così. Se proprio voglio, posso ammorbidire un po' l'angolo interno della torre. Perfetto, andiamo a rivedere lo sketch nel suo insieme. Andiamo a levare canvas e vedete che adesso la mia torre ha una forma molto più sinuosa. Quindi finish sketch. Eccola qua. Mi sono accorto di un errore, capita disegnando, allora, che è in questa regione qua. Vedete? Qui ci sono due angoli che sono andati un po' per i fatti loro. Niente di grave. Cliccando due volte su Sketch 1 si riapre lo sketch e andiamo a
sistemare l'errore. Ok, questo è importante. La linea deve essere sempre continua, perché altrimenti poi nella costruzione degli oggetti ci dà dei problemi. Quindi controllate sempre che tutta la vostra linea sia singola, che non ci siano quelle sovrapposizioni che erano venute a me. Ok, comunque avete visto, basta cliccare sul punto sfasato e trascinarlo fino a che non ritorna uniforme con il resto della figura. Facciamo nuovamente finish, guardiamo se ho risolto il mio problema e direi che abbiamo risolto. Eccolo qua. Benissimo. Adesso siamo pronti per andare a fare la mia rotazione, la mia rotazione a 360 gradi. Quindi utilizzerò un comando specifico che è il terzo, revolve. Eccolo qua. Se ci passate sopra il puntatore del mouse vi fa un'anteprima di quello che succede. Ok, vedete dal profilo in azzurro vi fa vedere la simulazione della creazione dell'oggetto, e noi faremo esattamente questa cosa qua. Quindi clicchiamo su Revolve, andiamo a scegliere prima di tutto il profilo, ok, che è quello della mia torre. Ci clicco sopra e vedete che compare blu con scritto Select, e l'asse su cui fare la rotazione. Naturalmente la posso fare su tutti e tre gli assi, ma quello che mi interessa è l'asse centrale della mia torre. Ok, non ho preso il profilo, eccolo qua. In un click la mia torre è stata costruita. Eccola, qui abbiamo il profilo, ruotando avete il solido. Bene, andiamo a vedere ancora un paio di cose. Quindi la rotazione è angolo oppure full, cambia poco, è esattamente la stessa cosa. E il mio oggetto viene creato come un nuovo corpo, quindi un nuovo oggetto. Naturalmente in questo caso il mio piano di lavoro era vuoto. Quando magari devo costruire più oggetti, qui avrò diverse opzioni, come vedete, unisci, taglia, interseca. Per me questo è un nuovo oggetto. Dando ok, eccolo qua, ho creato il mio solido di rotazione. Bene, per cui questo, immaginatevi, doverlo fare con Tinkercad sarebbe stato abbastanza laborioso, perché avrei dovuto sezionare la mia torre strato per strato e andare a ricostruirla un po' alla volta. Qui, una volta che ci prendete la mano, scusate, in un attimo andate a ricostruire tutti i solidi di rotazione che volete. Bene, la nostra forma è quasi completa, manca solamente una cosa: mancano i merli. Bene, quindi per costruire i merli andiamo a creare una croce o comunque una superficie da sottrarre alla parte alta della torre, esattamente come facevamo in Tinkercad. Bene, quindi creo un nuovo sketch, quindi creo una linea. Eccolo, quindi vado a creare un nuovo sketch, e lo devo fare naturalmente sullo stesso piano della torre. Ok, eccolo qui. Quindi magari mi sposto leggermente la torre, la lascio da una parte e poi vi faccio vedere come andare a sovrapporli. Scusatemi. Utilizziamo un comando diverso, potrei anche utilizzare linea. Proviamo a utilizzare rettangolo. Quindi questa funzione mi crea un rettangolo partendo da due punti. Quindi io clicco una volta, eccolo qua, e vedete, compare il rettangolo che vado a dimensionare attraverso il mouse, come sempre. Cerchiamo di fare due rettangoli uguali, quindi facciamo un rettangolo 10, lo scriviamo a mano per farlo venire bene, per 1, mi va benissimo. Ok, perfetto. E a questo punto gli dobbiamo andare a dare un'altezza, quindi clicco all'interno. Con il tasto destro del mouse scelgo press pull, oppure, se
sempre cliccando dentro, quindi evidenziando la forma, posso andare a utilizzare il tasto estrudi. Come vedete, eccolo qua. Andiamo a estrudere, anche qui facciamolo un millimetro, ok, anche uno vai, uno basta, un millimetro, eccolo qua, e ho creato la mia forma, quindi secondo tipo di modellazione. In realtà la torre l'abbiamo ottenuta andando a creare un profilo e ruotandolo di 360 gradi. Per costruire i merli ho utilizzato un'altra tecnica, quindi ho costruito la base prima in due dimensioni del mio oggetto, dopodiché ho estruso. Bene, quindi uno l'abbiamo costruito, costruiamone un altro. Sketch, sempre sulla solita superficie, e magari, okay, per semplicità lo andiamo a fare sempre utilizzando i due punti rettangolo, però a 90 gradi rispetto a quello che abbiamo disegnato. Quindi 1 va benissimo e 10, eccolo qua. Faccio la stessa identica operazione, finisci sketch, seleziono, estrudo 1. Ok, ho due modelli identici. Adesso devo andare a sovrapporli, quindi per sovrapporre due figure andiamo a utilizzare quest'altro menu modifica. All'interno del menu modifica avete il comando allinea, eccolo qua. Quindi allinea, se io vi si è aperta una figura, sto allineando due bodies, ok, due gruppi, due figure già fatte, e andiamo a allineare, vedete, la parte centrale di una con la parte centrale dell'altra. Eccolo qua. Bene, avete visto? Esattamente come facevamo in Tinkercad. A questo punto, se le seleziono entrambe, sempre dal menu modifica, posso andare a unirle, bene, utilizzando il tasto combina, join. In questo caso, quindi i miei target body, le forme che io voglio unire, le ho già selezionate. Vado a dirgli join. Ok, eccolo qua. È diventato, vedete, una superficie unica. A questo punto posso fare la stessa cosa in modo da andare a allineare la mia croce con la parte alta della mia torre. Quindi modifica, allinea la parte centrale della mia croce, deve andare nella parte centrale della mia torre. Ok? A questo punto si tratterà poi semplicemente di andare a alzarli leggermente. Bene, quindi body 3, che è la mia croce, clicco, la seleziono, clicco con il tasto destro, muovi, move, copy, ok, e la vado a alzare, eccolo qua, fino a che non mi scava leggermente i bordi della mia croce. Mi direte: sì, ma la croce è ancora lì. Avete ragione. Selezioniamo tutto e andiamo a scegliere, anzi scusatemi, prima andiamo a scegliere nuovamente il comando combina, ce l'abbiamo anche qui senza entrare nel menu modifica. Menu combina, scegliamo la torre come target body, la croce come tool body, e a questo punto invece che join andiamo a dirgli cut. Ok? Vedete? È diventata rossa la croce. Vi faccio vedere una cosa: ricordatevi sempre di selezionare prima l'oggetto da tagliare e poi l'oggetto che farà il taglio. Perché, cancello un attimo, se faccio il contrario, quindi riapro e dico prima la croce e poi la torre, e vado a dirgli cut, vedete cosa succede? Succede che sarà la torre a tagliare la mia croce, che non è quello che vogliamo, ok? Per cui cancelliamo tutto e ricordatevi: prima sempre l'oggetto da tagliare e poi la
come secondo l'oggetto con cui volete fare il taglio. Ok, eccola qua la mia croce. Siamo andati a creare la merlatura. Ora va bene, se volete la possiamo fare anche a 6, basta andare a come dire, ruotare o ricreare nuovamente un'altra croce e andare a metterla a 45 gradi. Va bene, mi interessava giusto farvi vedere come fare. Ok, eccolo qua. Abbiamo creato il nostro scacco utilizzando, come avete visto, già di base due tipi di costruzione diversa, una molto simile a Tinkercad, alla seconda, quella per la creazione degli scassi, e una molto molto diversa che è stata il profilo e la rotazione a 360 gradi. Sicuramente in questo momento vi sembrerà tutto estremamente complesso, ma vi assicuro che basta poco, mezz'oretta al massimo per prenderci la mano e vedrete che è un modo in realtà molto molto più immediato per costruire degli oggetti, ok? I solidi di rotazione sono tantissimi e costruirli in questo modo è veramente semplice e veramente veloce. Ok, detto questo, proviamo una cosa diversa, ok? Allora, lo scacco lo teniamo qua, semplicemente lo levo dalla vista, ok? Quindi torno a avere il piano di lavoro libero. Proviamo un modo diverso di costruire. Utilizziamo un nuovo modo, costruiamo per piani, ok? Quindi il procedimento è sempre il solito, iniziamo con uno sketch. Quindi per iniziare con uno sketch scegliamo il piano su cui disegnare. Eccolo qua, mi sposto un po' giusto perché vediamo dov'è la mia torre. Ecco, ci spostiamo un pochino, disegniamo qua al lato. Disegniamo un vaso. Bene, disegniamo un vaso utilizzando semplicemente dei cerchi. Quindi adesso andremo a disegnare una serie di cerchi concentrici a altezze diverse. Iniziamo. Potete utilizzare o direttamente il cerchio, questo qui che è il più veloce, diciamo che vi crea un cerchio partendo dal diametro, quindi voi date il punto iniziale, dopodiché scegliete quant'è il diametro del vostro cerchio. Altrimenti, se andate all'interno del menu Create, i cerchi ne potete scegliere di vari tipi. Io per questo tipo di modellazione, per semplicità, vi suggerisco di usare quello. Questo qua, quello col diametro. Ok, quindi andiamo a creare un vaso. Quindi partiamo da 10 del diametro 10 del cerchio iniziale. Bene, a questo punto il mio vaso andrà prima di tutto a stringersi, poi ad allargarsi e poi nuovamente a stringersi. Bene, quindi partendo dal cerchio di base, se ci cliccate sul destro, trovate il comando qui sotto offset plane. Bene, non c'è da estrudere in questo caso, c'è da creare una distanza con il secondo cerchio che andrò a costruire. Quindi clicchiamo su offset plane e diamogli una distanza di 3 mm. Ok, avete visto? Guardate, 0, il quadrato grigio che è praticamente il mio piano di lavoro è a livello del cerchio. Se metto 3, sale. Anche questa è una funzione che abbiamo già visto in Tinkercad quando abbiamo parlato del disegnare oggetti complessi. Bene, come vedete, le funzioni all'interno di un programma di modellazione sono essenzialmente le solite. Cambia un po' dove andarle a cercare e cambia il risultato che potete ottenere utilizzandole. Bene, quindi una volta che ho spostato di 3 mm il mio piano di lavoro, confermo. Bene, e vado a fare, eccolo qua, questo è il mio nuovo piano di lavoro. Vado a fare un nuovo cerchio. Abbiamo detto che la base del mio vaso prima di tutto andrà a stringersi. Quindi, nuovo sketch, vado a scegliere il piano che ho appena creato, cerchio. Ricordatevi sempre, non è essenziale, però se vogliamo fare un vaso, diciamo che è classico, utilizzare sempre
il solito punto centrale, quindi andiamo a farlo un pochino più piccolo. Abbiamo fatto 10, facciamolo 8 questa volta. Ok, torno di lato e vedete, io a questo punto ho due circonferenze ad altezze diverse. Continuiamo, andiamo a fare una nuova offset plane, questa volta un po' più alto, lo facciamo invece che a 3 a 8. Bene, e solito sketch, scegliamo il nuovo piano che abbiamo fatto, riprendiamo il punto centrale e questa volta lo allarghiamo un po', arriviamo a 13. Eccolo qua. Cosa ci manca? Il nostro vaso potrebbe anche andare bene così. Potrebbe anche andare bene così. Cominciamo da un vaso semplice, ok? Quindi utilizzando queste tre circonferenze. Bene, una volta disegnate queste tre, vado a finish sketch. Come faccio a questo punto a costruire un solido? Utilizzando un'altra funzione. Entro all'interno del menu Create e scelgo la funzione Loft. Eccola qua. La vedete già in anteprima. Ok, la funzione loft serve a unire delle sezioni parallele. Quindi utilizzo loft, con il cursore vado a scegliere i profili che voglio unire, dall'alto o dal basso cambia poco, quindi 1, 2 e 3. Eccolo qua. Do ok. Posso unirli, in questo caso a me non cambia niente, posso unirli sia dal punto centrale che dal laterale, va bene lo stesso. Eccolo qua. La forma esterna del mio vaso è stata creata. Bene, avete visto? In un clic. Qui naturalmente mi posso sbizzarrire con le forme semplicemente andando a aggiungere dei punti di controllo, ok? Più circonferenze inserisco, più potrò decidere la forma del mio vaso. Questa ora è una forma semplicissima, però se invece di metterne 3 ne avessi messe 30, sicuramente il risultato che avrei ottenuto sarebbe stato molto più accurato. Quindi se devo andare a ricostruire, per esempio, un vaso greco, posso prendere dei punti di riferimento e andare a riportarmeli sulla modellazione. Adesso cosa manca? Naturalmente manca la cavità all'interno del mio vaso. Quindi, come fare? Molto molto semplice. Abbiamo un comando apposito che è, eccolo qua, shell. Quindi, come vedete, sempre in anteprima, le anteprime sono importantissime perché vi danno subito l'immagine di quello che può fare il comando che state per attivare. Quindi, come vedete, Shell da un solido vi crea uno scasso, uno scavo all'interno, che è esattamente quello che serve a me. Quindi clicco su Shell, vado a selezionare la faccia superiore, quella da cui partirà lo scasso, e la cosa che mi chiede il programma è quanto sarà il bordo. Ok, posso farlo o con, naturalmente se vado sopra un certo valore me lo fa vedere rosso perché vuol dire che il vaso è tutto pieno. Eccolo qui, lo posso scegliere o manualmente o come sempre lo posso decidere con un valore, quindi un millimetro. Una volta che ho l'impostazione che mi interessa, con ok, eccolo qua, ho creato il mio vaso. Bene, è stato difficile? Direi di no. È stato lungo? Tanto meno. Considerate che in Tinkercad avrei dovuto raddoppiare l'oggetto, svuotarlo, ridimensionarlo, riallinearlo. Qui è tutto più immediato. Ok? Eccolo qua. Benissimo, quindi terzo tipo di costruzione che abbiamo visto oggi. Bene. Ve ne faccio vedere ancora, diciamo, un altro paio. Allora, anche in questo caso ve le rimetto accanto. Eccolo qua. Abbiamo la nostra torre, abbiamo il nostro vaso. Andiamo a fare un nuovo oggetto. Li oscuro tutti e due e vediamo un oggetto nuovo.
Vediamo come creare delle forme trascinando una sezione, quindi una sezione circolare, quadrata, quella che volete, lungo un percorso che imposteremo attraverso una funzione che si chiama sweep. Allora, andiamo per gradi, cominciamo. Prima di tutto dobbiamo creare uno sketch, che è quello che abbiamo fatto anche in tutti gli esercizi precedenti. Quindi vado a creare uno sketch, scelgo un piano, eccolo qua, e creo la mia sezione, diciamo circolare, facciamola 5 mm di diametro. A questo punto chiudo il mio primo sketch, quindi questa è la mia sezione. Devo andare a fare il percorso. Naturalmente il percorso dovrà essere ortogonale alla mia sezione, quindi creiamo un nuovo sketch e questa volta lo andiamo a fare, vedete, ortogonalmente. Inclino un po' la visuale per farvelo vedere meglio. Possiamo prendere una linea spezzata, una linea curva, quello che volete, e andiamo a immaginare un percorso. Ok, una cosa classica che può essere fatta in questo modo sono, per esempio, il braccio per il vaso che abbiamo disegnato prima. Ok, una cosa molto importante perché il comando sweep funzioni e funzioni bene è che il vostro disegno abbia questa forma qua, cioè la mia sezione, e ortogonale alla mia sezione, che parte preferibilmente dal punto centrale, il percorso, il tracciato che dovrà fare. Bene, quindi una volta disegnato questo, basta andare all'interno del menu Create e scegliere la funzione sweep. Ok, come vedete, fa esattamente l'esempio che vi ho fatto io. Quindi cliccando su sweep dovrete selezionare prima di tutto il profilo, ok? Quindi la nostra sezione. Dopodiché il percorso che dovrà fare. Quindi andiamo a selezionare il percorso. Eccolo qua. Vedete, in automatico lui vi ha fatto tutto il vostro percorso. Possiamo scegliere attraverso questa freccia se vi interessa tutto, se ve ne interessa una parte e quanto lo volete fare. Bene, quindi questa è la funzione di base. Ok, naturalmente anche in questo caso, ok, una volta dato ok avete il vostro profilo. Questo lo potete fare con tutte le forme che volete. Se io torno leggermente indietro, eccolo qua, se voglio per esempio andare a modificare il mio sketch e non mi piacciono particolarmente le forme troppo angolate, proviamo a dargli, ecco, un minimo di angolatura in più. Potete sempre utilizzare la funzione, se vi ricordate, abbiamo visto nel primo esercizio, fillet, ok, in modo da addolcire le curve e creare poi un andamento più sinuoso del vostro solido, scusatemi. Quindi, una volta fatto questo, ripeterò l'operazione. Quindi sweep, vi ricordo, prima la sezione, dopodiché la nostra curva. Eccolo qui. Quindi, con sostanzialmente il solito disegno, io posso andare a ottenere una forma più sinuosa o più spigolosa in base al percorso che decido di fargli seguire. E poi naturalmente qui non cambia nulla. Ok, come vedete io attraverso la mia freccia posso scegliere quanto farla, se farla per tutta o farla solamente da una parte. Ok, quindi questi sono, diciamo, i principali metodi di costruzione. Ve li riassumo un attimino perché poi ne vedremo uno un po' diverso. Abbiamo visto la rivoluzione, l'estrusione, vi apro, ve li faccio vedere meglio. Allora, abbiamo visto l'estrusione, abbiamo visto la rivoluzione, sweep, quindi seguire un percorso, e il loft, che è quello di unire forme diverse su più piani. Bene, adesso vi faccio vedere, prima della fine del webinar, un ultimo tipo di costruzione che è creare una forma, che è un modo di modellare un pochino diverso. Queste sono tutte quelle che vi ho fatto vedere fino ad ora, sono tutte costruzioni abbastanza schematiche, ok? Abbastanza che vi permettono di avere un ottimo controllo sulle figure che andate a costruire. Quella che vi farò vedere ora
è un modo, diciamo, un po' più creativo per modellare. Come ultimo esercizio proviamo a utilizzare il comando crea forma. Ok, crea forma mi permette di importare dei solidi che possono essere in qualche modo manipolati come se fossero creta, quindi una sorta di scultura digitale. Bene, allora cliccate su questo cubo viola, si vede bene, c'è solo lui, tutti gli altri sono azzurri. E vedete che cambia il nostro menu. Avete la possibilità di importare forme diverse. Bene, come vedete sono sezionate queste forme, hanno dei settori ben definiti. Allora, continuiamo a lavorare su una forma semplice come può essere quella del vaso. Quindi importiamo per prima cosa un cilindro. Bene, non cambia niente rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. Vi chiede di scegliere una superficie, quindi l'abbiamo scelta, di dare la dimensione del diametro del vostro cilindro, diciamo che la vogliamo fare 10, ok? E dopodiché possiamo impostargli l'altezza, la possiamo impostare o tramite la freccia qui direttamente dall'immagine, o se volete anche da questo menu laterale, quindi diciamo che lo vogliamo fare 10. Ecco qua, abbiamo importato il nostro nuovo solido. Rispetto ai solidi visti finora, come vi dicevo, la differenza è che ha queste sezioni, ok? È divisa in più sezioni. Queste sezioni sono quelle che ci interessano perché sono quelle che noi possiamo andare a modificare. E come facciamo? Come vedete, sono selezionabili sia le parti esterne, sia, eccolo qui, i nodi, che sono quelli che ci interessano di più, quindi le varie circonferenze che dividono il nostro oggetto. Cliccando con il mouse due volte su una circonferenza viene selezionata interamente. Una volta selezionata, possiamo utilizzare il comando modifica qui in alto e andare a giocare con le forme. Quindi se prendiamo per esempio il tasto centrale, qui vedete possiamo alzarla, possiamo spostarla a destra, spostarla a sinistra, naturalmente in tutte e tre le dimensioni, ma per il nostro vaso, poi magari la riportiamo a zero per semplicità, per il nostro vaso mi interessa di più quella centrale, eccolo qua, che mi permette di variare l'ampiezza del cerchio, quindi la stringiamo leggermente, dopodiché proviamo ad andare su quello successivo e così via. In questo modo abbiamo, scusate, ho sbagliato, eccolo qua. In questo modo abbiamo la possibilità di giocare e di costruire come vogliamo il nostro vaso. Ecco qui. Anche qui possiamo andare a scegliere varie possibilità. Ok, una volta per esempio creato questo vaso, bene, cos'è che manca? Manca la linea, la chiusura, manca la base del vaso. Quindi per crearla in realtà è abbastanza semplice, sempre all'interno del menu modifica ho fill hole, quindi il comando per chiudere le zone aperte. Se lo cliccate e successivamente andate a scegliere la linea di base, in automatico verrà chiusa. E come verrà chiusa? Viene chiusa o in questo modo, quindi creando una forma arrotondata per chiudere il vaso, oppure se preferiamo la superficie liscia, basterà spuntare questo riquadro e la chiusura verrà fatta piatta, in modo da avere un punto di appoggio ben definito. Eccolo qua. Quindi, come vedete, questa è un'altra scorciatoia se dobbiamo disegnare delle forme abbastanza velocemente. Questa probabilmente è anche più veloce per disegnare un vaso rispetto a quelle che vi ho fatto vedere prima. Naturalmente, importiamo nuovamente un altro cilindro, ve lo metto qui accanto giusto per farvi vedere. Ok, sul solito piano prendiamo il solito cilindro di 10, ok?
e facciamolo alto, non mi ricordo quanto l'abbiamo fatto, mi sembra 10 10, ok. Ho sbagliato una cosa, scusate, mi torno un attimo indietro, lo ricreo. Andiamo a creare 10 di base, ok, 10 di altezza. Posso variare il numero delle facce, quindi se da 4, vedete, le metto a 8, raddoppio la possibilità come si dice, di personalizzare con la mia forma. Quindi se ora faccio esattamente la stessa cosa che ho fatto prima, doppio clic sulle linee, a questo punto posso scegliere passo passo molto di più come deve essere il mio vaso. Quindi più ne metto, più possibilità avrò di andare a modificare la forma. Ok, quindi qui ora naturalmente la forma del vaso la sto facendo un po' casuale. Ecco qua, ok, quindi avete visto che la forma di partenza era esattamente la solita. Aumentando il numero di punti su cui modificare la forma, si può giocare creando tantissime forme diverse. Ora, per semplicità, ve l'ho fatta vedere con il cilindro, ma può essere fatta con la sfera, con il torus, con varie forme, ok? Oppure ve la potete anche disegnare, quindi poi personalizzare ancora di più. Bene, con questo direi che possiamo chiudere il webinar di oggi. Ho messo dentro veramente tante cose per cercare di darvi un'idea il più varia possibile di quello che si può creare con questo software. Secondo me è un software che vi dà veramente tantissime possibilità. È un po' meno intuitivo, capisco che il webinar di oggi si possa risultare un po' pesante. Un consiglio che vi posso dare è di riguardarvelo magari un pochino alla volta, cercando di seguire passo passo quello che faccio, quindi provare a fare i vari esercizi uno alla volta, proprio per prendere un po' di dimestichezza con i comandi e ripeterli magari un paio di volte, una volta seguendomi, poi la volta dopo magari provando a fare la stessa figura da soli. Vi metto a disposizione le immagini che ho usato io, che poi sostanzialmente è una sola, è quella degli scacchi della torre. Ve la metto a disposizione, se volete chiedetecela o troviamo il modo di condividerla, oppure più semplicemente la potete scaricarne una simile da Google e provate. Tanto è l'unico modo purtroppo per imparare, per prendere veramente dimestichezza con questi programmi. Se poi l'argomento vi interessa, fatecelo sapere e magari prossimamente programmiamo una serie di webinar più approfonditi solo su Fusion 360, in modo da spiegarvi meglio le varie opportunità, i vari comandi e con più calma farvi vedere magari anche qualche esercizio in più. Bene, vi ringrazio per l'attenzione. E vi do appuntamento alla prossima settimana, che sarà l'ultimo webinar dove parleremo ancora in parte di modellazione, ma anche un po' di stampa. Ok, negli ultimi due diciamo che la stampa è stata un pochino tralasciata per forza di cose, ma nel prossimo la rivedremo in maniera un pochino più importante. Bene, grazie a tutti, arrivederci, a presto.